Probabilmente queste sono le 24 ore più difficili per il sindaco di Campobasso Roberto Gravina e per l'intera città. 36 nuovi casi positivi nel giro di poche ore rappresentano un duro colpo per chi immaginava l'emergenza coronavirus quasi alle spalle. Così non è stato. L'impennata massiccia e inaspettata dei nuovi contagi riguarda la comunità rom di Campobasso, finita al centro dell'attenzione per un rito funebre per il quale non sono state rispettate le prescrizioni previste dal decreto sul contenimento del contagio. Una situazione che ha scatenato accese polemiche in città. Il sindaco Gravina, finito nell'occhio del ciclone, ha convocato una conferenza stampa in streaming per fare chiarezza sull'intera vicenda. Il funerale ovviamente non c'è stato. Noi abbiamo osservato sia la mia ordinanza, che però riguardava la chiusura dei cimiteri e la regolamentazione delle operazioni cimiteriali durante i giorni di chiusura, ma fermo restando che c'era un DPCM che appunto stabiliva che erano vietati i funerali, quindi ogni rito funebre, era consentita la benedizione e chiaramente alla presenza dei prossimi congiunti. Dalle informazioni assunte con il questore, questi volevano farlo un funerale, volevano andare alla chiesa di San Pietro. Invece che cosa è stato fatto? È stato preso il parroco di San Pietro ed è stato detto: guarda, cioè qui ti presidiamo, chiudi la chiesa, non si fa nulla. Hanno diffidato ovviamente la comunità a fare qualsiasi tipo di funerale e hanno presidiato a quell'ora, cioè dalle ore 15, quando la questura ci dice a noi, cioè informa tutte le forze di polizia, il sindaco per conoscenza, ma la polizia locale deve informare formalmente, dove dice nel pomeriggio dietro alle ore 15 in via San Giovanni del Gersi, nel piazzale antistante il cimitero comunale, si svolgerà la benedizione e successiva tumulazione della salma di un appartenente alla comunità rom. Cosa non abbia funzionato? Si poteva evitare e capire anche se questo tipo di assembramento possa essere stato la causa di questi contagi, dei quali ancora non abbiamo contezza complessiva. Per quanto riguarda il rispetto del DPCM, dalle immagini che potete vedere, oltre alle forze di polizia, al comando della polizia locale presente, io non lo so, non le ho contate tutte, non sono stato proprio attento a contarle tutte, però da quello che vedo stiamo parlando sì di 8, 10 persone, 12 persone, non lo so. Quel numero di persone era distanziato e si è fatto in modo, ripeto, alla presenza della Polizia di Stato, che tutto si potesse svolgere tenendo conto della peculiarità di una comunità che, voi sapete, per queste cose ha addirittura un'attenzione molto particolare alle esequie funebri. Sottovalutato, sinceramente non me la sento di dire sottovalutato. Chiaramente questo è un caso che è grave perché ovviamente fa scaturire un numero di contagi. Alla luce di questi 16 nuovi casi, insomma, il bilancio comincia a essere pesante, sindaco. Conoscendo le dinamiche, e non avevo ancora visto quel video, tutto lasciava intendere che si potesse appunto avere un aumento ancora dei contagi, e non mi nascondo che mi aspetto ancora che salga ancora all'interno della comunità. Torniamo a bomba sulla questione zona rossa su Campobasso. Io devo confrontarmi con Toma e capire loro che cosa si sono detti anche ieri, e insomma io poi esprimerò sulla base di quelle che sono le evidenze che mi arriveranno sia dal Dipartimento di Prevenzione che dalla Questura anche il mio parere rispetto ad una decisione di questo tipo.